Lungo le rive del grande fiume è in corso la quarta edizione di Un po' di sport, la manifestazione itinerante che fino al 7 ottobre coniugherà attività sportive con appuntamenti gastronomici e culturali per scoprire gli ambienti della Riviera del Po. La serie di eventi è promossa da Abili allo Sport in collaborazione con amministrazioni comunali, associazioni, enti e sponsor. Una kermesse che si snoda in 6 tappe itineranti dedicate allo sport, al buon mangiare e al buon vivere. Iniziata a Sissa Tre Casali con la Sagra di San Giacomo, proseguirà lungo la Bassa Parmense permettendo di scoprire i tanti suggestivi luoghi lungo le rive del Po per permettere a tutti i partecipanti di goderne anche le eccellenze gastronomiche e paesaggistiche. A partire dal 24 agosto e fino a domenica 26, appuntamento al porto fluviale di Mezzani per vivere momenti di gioco e competizione sportiva e degustazioni enogastronomiche, il mercato contadino e il ballo in riviera con la musica 70-80 del Jumbo Story sabato 25. La tappa di Mezzani quest'anno è un po' rivoluzionata rispetto agli altri anni. È sempre la tappa di Mezzani e Casalmaggiore, e qua ci sono amici del Po di Casalmaggiore. Quest'anno, come immagine, quest'anno non abbiamo il testimonial, non tanto un po' per scelta, diciamo così, perché volevamo mettere in evidenza quello che è lo sport, perché è il fulcro di questa manifestazione, lo sport, l'attività all'aria aperta, il fatto di poter vivere i territori in modo così sereno, in compagnia, cercare di vivere tutti su un fiume. Spazio al beach volley domenica 26 agosto con la tappa del Summer Tour, a cui si aggiungeranno le gare di canottaggio e un po' di running, l'appuntamento dei marciatori parmensi. E abbiamo l'onore di far parte di questa manifestazione con due gare, cioè una gara competitiva e una camminata ludico-motoria di 6 e 10 km. La tappa vedrà anche la partecipazione della vicina Casalmaggiore. Gran finale con i fuochi d'artificio sul fiume. Per maggiori informazioni www.unpodisport.it.